Eccoci, grande Tanio, Grande Gio. benvenuto, fa super piacere averti qua. Anche a me. E ascolta una cosa, adesso tu tra 2 settimane, se non ho capito male, mi dicevi prima, torni già a Dublino all'SBG Torno non questo lunedì, l'altro, o lunedì l'altro? 7 parto. Ok, che lì Parto il avevi già 7. fatto l'esperienza, no? Ti eri fatto cosa, 3 settimane, se non sbaglio, mi Ho dicevi? fatto 15 giorni belli pieni pieni lì all'SBG, dove ho deciso poi di passare con loro, col team, quindi andrò lì ad allenarmi, ma anche a capire un po' meglio la situazione del team, eccetera, e poi a breve dovrei avere un annuncio del prossimo match, quindi ne approfitto pure per allenarmi per il prossimo match. Ok, che giusto per far chiarezza, tu adesso hai firmato per 5 fight, giusto? Contratto di Esatto, 5 fight con Cage Warriors, esatto. che per essere chiari è una delle più grandi promotion che c'è in Sì. Europa, senza ombra di dubbio, ma anche a livello internazionale. È un grande palcoscenico che ti lancia sicuramente dopo i 5 match, se fai bene, in promotion importanti come può essere UFC, Bellator o altre promotion. È un bel trampolino di Infatti tu lancio, tra l'altro ci avevi Cage. già combattuto lì, quindi sai bene o male a cosa vai Ci ho incontro, combattuto e ho brutti ricordi, quindi devo no? Ma cazzo, è vero, quella andare là. lì, È vabbè, stato il mio lì primo match com'era che ho stata? Persa i punti? perso i punti Persa i punti. contro Aidan De Pepe, torneo per il titolo di 61 kg. Avevo perso il match, avevamo fatto due round da 5 minuti perché era tutto un torneo Ok. in una notte, quindi il primo match era due round da 5 minuti, abbiamo fatto solo due round, ho perso i punti. Quello mi è rimasto Prima proprio qua, sconfitta, la tra prima l'altro, sconfitta, sì. mamma È mia. stato, quindi devo andare là Ci adesso e sta, ci sta. E quindi adesso non sai ancora, però, giusto quando sarà il primo incontro. mi devono far sapere a breve se c'è un avversario o meno. Dovrei combattere il primo aprile. Ok, primo aprile. Il Ma senti, tornando primo aprile. un attimino indietro, giusto per capire anche i tuoi inizi, un attimino come tu sei partito, ovviamente, originario di Napoli, iniziato ad allenarti là. E com'è che hai iniziato? Kick, box, Ho jiu-jitsu? iniziato, allora ero andato a scrivermi a calcio. Ok. Stesso il giorno stesso che avevo fatto l'iscrizione a calcio, mio fratello mi chiede se volevo andare con lui a fare un allenamento di kick per fargli compagnia. E gli faccio: va bene, andiamo. Sono andato e mi è piaciuta la situazione. Non sono voluto più andare a calcio, ho Basta iniziato a praticare che... kick, sì. E mi sono detto dal primo giorno: in sta palestra io devo essere il migliore. Ok. Devo essere il più bravo del gruppo. Ho iniziato da Maddaloni, palestra abbastanza famosa in Italia per Pino Maddaloni, che ha vinto le Olimpiadi di Pechino 2000. Erano Pechino, sì, mi sembra di sì, Pechino Pechino, sì. No, 2000. Beijing, scusa, non avevamo fatto 2008, mi ricordo male Nel 2000, comunque ha io. vinto nel 2000, 2000. ok, da qualche parte Sì, alle Olimpiadi del ha 2000. fatto le Olimpiadi nel 2000. Ho iniziato da lui. Tra l'altro, mio padre è stato un insegnante di kick, quindi mi Anche a livello ha. familiare, dice, Sì, avevi il... non mi ha portato lui su quella strada perché era già da un po' di tempo che non lo praticava più e l'aveva mollato. Poi, da quando abbiamo riniziato io e mio fratello, lui ha riniziato a starci un po' dietro. Mio fratello, a una certa, subito ha smesso. Io ho iniziato con la kick. Ho iniziato ad allenarmi di kick, mi hanno proposto di fare un match di kick light, scusa, di MMA light, dove non volevo farlo perché non mi interessava praticamente l'MMA. Ho vinto, mi è piaciuta la situazione e ho iniziato a fare wrestling. Ok, che ricordami, MMA Light significa non contatto Senza, sì, totale? esatto, senza Ok. affondare colpi. Poi ero un cadetto, quindi c'erano ancora tanti vincoli da quel Avevi le punto di vista. protezioni anche, Avevo le giusto? protezioni, Ok. certo, non si potevano fare leve perché comunque avevamo meno di 15 anni, ero piccolo piccolo. Avevo 14 anni, sì, avevo 14 Ammazza. anni. Da lì ho iniziato a fare wrestling tutti i giorni alla Wrestling Liuzzi, una grandissima scuola di wrestling. Sono andato a fare pugilato, quindi contemporaneamente una settimana mi facevo tutti i giorni wrestling, 2 o 3 volte a settimana kick e 2 volte pugilato.
Lì già avevo iniziato a pensare che Faccio un volevo fare, sì, pensierino, che volevo sì. fare professionista, quindi volevo fare abbastanza in fretta, eccetera. Anche perché lo stai facendo già abbastanza intensamente a livello di allenamento. Sì. Dici, cazzo, vado a box un paio di volte a settimana. Già cambiare città, dici ok, lo devo far bene perché ho cambiato completamente stile di vita da Napoli a Milano, quindi sei venuto e sai che devi far quello, Chiaro. quindi già Esatto, lo tu quando è che fai. sei venuto qua a Milano poi, Tanio? 2016. 2016. 2016. 2016, hai iniziato ad allenarti alla Ludus Ho poi? iniziato ad allenarmi alla Ludus Magnum, dove Omar Vergallo è ancora il mio attuale coach. Anche se andrò all'SBG, lui comunque sarà sempre il mio coach di striking, verrà comunque i miei angoli, anche perché mi serve una base in Italia, Assolutamente. chi meglio di lui mi conosce, ma mi ha cresciuto sì, sin dall'inizio, sono venuto qua a Milano, quindi porteremo ancora avanti il nostro progetto. Nella Ludus ho iniziato a fare, appena sono arrivato in Ludus, ho iniziato a fare solo kickboxing, ma per una cosa di esperienza ho iniziato a fare tanti match di kick. In un anno ho fatto 14 match di K1. Ho fatto 14 match di K1 in tutto il mondo. Sono andato a Praga, K1 è Budapest, tutto tranne gomitate, tranne giusto? gomitate, Ok. esatto. E ho fatto parecchi tornei internazionali dove ho pigliato veramente parecchie botte. Ho pigliato parecchie botte. Era, diciamo, il nostro passaggio all'MMA. Avevamo deciso che prima di fare pro di MMA, facevo questo Esperienza percorso, sì, manetta con tantissime esperienze. Nel K1, ok. frattempo combattivo di shootboxing, che sarebbe l'MMA, però a terra non c'è ground and Ah, ok, quindi semmai solo sottomissione. pound. Esatto, Ok. solo grappling a terra. E poi sono passato a fare dei match di MMA amatoriali al Venator, eccetera. Ho fatto due o tre match così e poi sono passato a fare il match da pro ICF che avevo 18 anni. Ho Ok. fatto il mio primo match ICF. Che tu adesso ne hai 20? Ho 23 23, cioè quindi sei proprio, cioè hai tutto anni. davanti, quindi adesso a Solo che il tempo cavallo. sta Cioè, volando no, abbastanza in chiaro, ti fretta. scivola tra le mani, esatto. Poi sto Covid sicuramente è Ha stato. tagliato un Mi po' le dicevi, se non gambe. sbaglio, ai tempi avevi fatto un incontro giusto nell'arco di quando c'è stato il Covid, eri riuscito a fare solo un incontro, tipo, no? Fatto un incontro nel maggio 2021. 21, ok. Quindi, cioè, Sì, un una annetto merda. Ho abbondante fatto 2019 e poi ho combattuto nel 2021. qua. Quindi Ma 2 anni ascolta, sono persi. a livello strategico, cioè se dobbiamo pensarla in positivo, no, alla grande, quindi adesso, boh, non lo so, Tanio, ti abbiamo trovato un fighter e combatti a giugno, no? Inizia il training camp, che lo fai sia con Omar che poi va all'SBG, comunque arrivi là, vittoria, 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 5 vittorie, no? Niente importante. Quindi a quel punto poi diventa realistico anche che vai a combattere per il titolo direttamente lì alla cage, no? Realisticamente parlando. Ma secondo me, se vado a cage e vinco tutti e 5 match, potrei aspettarmi una chiamata dall'UFC Dalla UFC o anche, da altre chiaro. promotion importanti. Ma ti piacerebbe prendere la cintura prima la cage e Sì, poi fare il sì. cambio? Poi ovvio, se non l'hai presa e ti arriva Come, comunque sì, la esatto, chiamata, chi cioè. se ne frega? Come obiettivo adesso che ho firmato col cage, non ti nascondo che è proprio la cintura, oltre a essere una chiamata all'UFC. Però come primo obiettivo punto alla cintura. Poi puntando alla cintura la UFC è una conseguenza. Quindi Certo. poi piacerebbe vincere la cintura di una promotion molto importante. No, no, eh sì, poi cioè, giusto per fare dei nomi a caso ci sono passati personaggi alla Conor McGregor, Esatto. alla Anderson Silva, quindi sì. Che tu esattamente di peso combatti alla divisione? Faccio la flyweight La 57. flyweight 57 e tu normalmente giri intorno ai... Sui 64-65, mangiando pulito, seguendo la mia dieta, Già eccetera. con il taglio del peso per te è gestibile comunque. Sì, gestibile a sta Però lo accuso. percentuale qua, comunque a livello di percentuale, essendo già un peso basso, devi tagliare abbastanza. Però non ti nascondo che rispetto a tanti altri fa, io ho fatto solo due match nella 57, Ok, prima quindi facevi ho categoria fatto maggiore? 61, Ah, ok. quindi lì proprio super gestibile, chiamiamolo taglio del peso, però
però non facevo un vero taglio del peso. Ecco, il torneo che avevo fatto al Cage Warrior per la cintura è dei 61 kg. E lì poi ho deciso di cambiare perché ho iniziato a quando l'asticella poi si è alzata ho iniziato a sentire tanta differenza. Io dai 65 andavo a fare i 61 e mi arrivava gente dai Dai 70, mamma mia, esatto, 75 76 kg. taglio di 15 kg, Sì, ecco, che però te tagliavano li la cifra. trovavi, Mi che sono no. trovato in gabbia con gente che pesava 72-73 kg al momento del match. Quindi poi lì Sì, sì. la senti la differenza, Sì. A specialmente nella saperti di lotta. farti sentire poi il peso, Esatto. cioè, Poi sia a a livello occhio te ne di... accorgi che l'altro è più grosso di te, ma che fondamentalmente non è manco così un grosso problema, però poi quando ci vai ad approcciare, solo se ti viene a pressare fisicamente, te ne accorgi che sta venendo contro di te una persona molto più grossa, capito? E nella 57 mi sento molto meglio fisicamente, molto più esplosivo, veloce, secondo me è la mia categoria giusta proprio, 57. Nella UFC chi ti beccheresti? Tipo Figueiredo. Figueiredo, Moreno, Moreno, sì, questa ci sono un po' gente lì. di Un gente. Demetrius Johnson quando Adesso c'era... c'è Askarov che è forte, Askarov? c'è un po' di gente. A 57 No, sta ma emergendo di nuovo una bene. bella divisione. 57-61 sono di nuovo delle belle divisioni. Che poi anche lì, cioè pro futuro, tu dici magari mi affermo nella 57 e poi nessuno mi nega. Avendo acquisito ancora più esperienza, ancora più skills, essere ancora più Esatto. completo come fighter, di salire a quel punto ai Sì. 61, no? Sì, poi quello comunque andando avanti negli anni il fisico cambia. Io adesso ho 23 anni, magari mi trovo a una certa età che facendo tanti tagli del peso, eccetera. Ma è inevitabile, mi sa. Cioè, se vedi tutti i fighter, più vanno avanti con l'età, Più salgono dei pesi, sì, è esatto. abbastanza normale comunque. Ma ti dico, non mi dispiacerebbe comunque affrontare i 61 kg. Se sono al punto giusto fisicamente, mi piacerebbe. È una divisione che attualmente nel mondo, non solo nella UFC, c'è tanta competenza, Sì, sì. c'è tanta rivalità ed è figo perché i fighter sono forti nella 61 adesso. Tanti fighter, esatto. Stava Anche scendendo, adesso è di nuovo una grande divisione. in... Eh sì. Poi oh, se ti becchi anche tipo uno come Henry Cejudo, hai presente? Che Sì. comunque cioè, è nettamente più piccolino anche rispetto agli altri della divisione a livello di statura, però cioè... Però non ce n'è per nessuno, Poi vabbè, là Henry fa differenza Cejudo. la testa. Ma ascoltami, invece alla SBG, cioè che aria si respira, visto che comunque sei stato fresco là, cos'è, 3 settimane giusto ti hai fatto? 15 giorni, sì. 15 giorni. È una grande area, no? Semplicemente perché entri là, sono solo professionisti, fanno quello. Non è una palestra che devi tirare avanti per portare il pane a casa. È una palestra Anzi, semmai devi stare dove. attento perché ci sono troppe Esatto. richieste, se ragazzi non ce la Infatti, facciamo... selezionano, non Ah sì? prendono tutti, sì, cioè quando tu li contatti che non sei uno del team ti chiedono il record, si fanno mandare lo Sherdog, Tapology, quel che è, vedono chi Cioè deve essere sei. se vale la pena investire il nostro tempo per Esatto, è lavorare con capitato te. proprio mentre ero io là che un italiano era sul tatami, uno che aveva uno o due match da pro e gli è stato chiesto di non venire a fare lezione perché il livello suo era ancora basso per fare quelle lezioni là. Gli hanno detto guarda, invece di venire tutti i giorni, vieni uno o due volte a settimana, nel frattempo fatti gli altri corsi, poi quando sarà il momento vieni con noi, ti aggiungi a noi. E salire sul tatami e trovarti con 20-30 persone che fanno professionismo e fanno solo quello di vita Beh, ti gasa un sacco, stimolo per sì, te al ti 110%. tantissimo. Comunque sia, solo sapendo che non c'è voglia, vai sul tatami e vieni te che comunque devi combattere tra 2 settimane, tra 3 settimane a un Bellator, un UFC o Brave o Cage Warrior, quel che sia, devi Eh spingere. sì. Cioè, di fronte all'altro che c'è il sangue agli occhi o ti fai No, no, esatto, o vuoi fare da male. pupazzo che vieni lanciato a Esatto. destra Quindi e a sinistra. devi dare sempre il Chiaro. 100% per aiutare anche il compagno che hai di Chiaro. fronte, perché comunque sia è un tuo compagno di team, quindi devi dare il 100% per aiutarlo. Lì com'eri, unico italiano però quando sei No, stato? no, quando sono C'era un stato io po', sì. eravamo un po' italiani, c'era Scatizzi, Walter Cogliandro, tra l'altro Scatizzi ha combattuto sabato sera. Venerdì sera ha fatto un match della Madonna contro il Russo a Dublino, ha fatto un grandissimo match, una battaglia coi controcazzi Ah, proprio. quindi c'è un bel giro di italiani, dai, Sì, comunque dovrebbe esserci. c'è Nico Solli che pure è un fighter del Bellator che si allena là già da un po' di tempo, c'erano un po' di gente, solo gli italiani.
ne eravamo 5-6 fissi. Ok. No, che giusto per chiarezza stiamo parlando un bel po' della SBG perché non è un nome a caso, cioè stiamo parlando comunque della palestra, una, senza dubbio la più importante che c'è in Irlanda, no? Di base Ma secondo comunque me è tra le più importanti d'Europa. d'Europa a questo punto, Eh sì. perché cioè, a parte che hanno campioni che combattono in In ogni ogni promotion. promotion che c'è, poi giusto ancora per fare un nome a caso, quello più rinomato è Conor McGregor, che almeno lì Sì. Esatto. bisogna fare chapeau perché la lealtà che ha avuto a stare sempre con loro bisogna portare rispetto, che è un po' quello che Ancora dicevi te adesso. con Omar magari adesso, Esatto, della serie, guarda che io esatto. sto andando di là, ma perché comunque è giusto, cioè sei anche giovane, avere prospettive diverse, modo di allenarti con degli... Sì, ma il mio cambio di team è stato semplicemente perché comunque c'ho molti più sparring partner, ho molto più opportunità andando in una palestra del genere. Non è stato un motivo che non mi sono trovato bene con il team, No, quindi boh, me ne chiaro, va. chiaro, Il Covid ha tagliato letteralmente le gambe a quasi tutto il movimento italiano. Se eravamo pochi prima, adesso siamo chiaro. pochissimi, quindi si deve ricostruire. Poi è stata chiusa la palestra perché non ce l'abbiamo fatta, cioè non ce l'ha fatta la palestra a stare in piedi in quel periodo, si è dovuto aprire un'altra palestra, la gente è cambiata, quindi un po' di Sì, un po' di cose, travaglio lì, sì, è no, a stato un po' destra e un manca. casino. Penso che la scelta migliore sia stata quella adesso di essere andato lì. Ma poi immagino che con lui comunque una volta che vi mettete giù al tavolo e fate una discussione, magari sarà anche lui il primo, no, a stimolarti, Certo, a dire della anzi, serie, caspita Antonio, esatto. vai là, Ma ci teniamo in è stato contatto, mi letteralmente fai così. sapere, È tanto stato ovviamente poi ad letteralmente ogni così. Esatto. fight lui sarà comunque al tuo angolo a prescindere. Adesso quando riparto viene con me, Infatti te lo Omar. volevo chiedere, a quel Viene con punto me. cioè, può anche venire su, Sì, tanto cioè... viene con me così mentre sto là, faccio gli sparring. C'è sta. lui, mi allena di striking. Poi Che comunque fa da comunque compagnia loro sono anche. fortissimi di lotta. Cioè veramente. Ma aspettavo la palestra di Conor McGregor. Striking a Sì, manetta. esatto. Invece sono andato là, lotta, lotta, lotta. E sono fortissimi Ma di perché lotta. hanno anche John Cavanagh che è comunque il, a parte Esatto, oltre al proprietario, è comunque il della coach palestra. Esatto, principale e lui è stato uno ai tempi delle prime cinture nere comunque che ci sono state in lui Irlanda, quindi bravissimo, tecnicissimo a parete e a terra, molto tecnico. Infatti, che la cosa speriamo che lo esatto, conosce adesso, magari quando torni l'altra sarebbe. volta Vabbè, non ma l'ho sicuro, beccato. cioè se lo Sì, becchi là, anzi, figurati. adesso devo andare per paccheccia lui, Esatto. esatto. La cosa figa è che, essendo una palestra di lotta, ci vanno tutti i striker. Tutti i striker che pure nel mondo della K1, della kickboxing hanno fatto la storia, come Cedric Doumbé o Bullaid, che è campione Ok. dell'Infusion, Doumbé campione del Glory, quindi vanno là a far grappling. Quindi te vai là, ti fai lo sparring, ti trovi il campione del mondo striker che è venuto là per fare lotta, quindi c'è sta Sì, un mischia che è mix. una Però figata pazzesca, è immagino veramente. sempre rispetto massimo, no? Cioè, mi dà proprio l'idea di essere un posto dove c'è ego tipo messo da Su, parte, o sì, no? super, Certo. super tranquillo. Vai là, se tutti sono dello stesso livello, non c'è uno che viene trattato diversamente dall'altro. Questo è quello che mi è piaciuto tanto. La gestione del team, la gestione degli atleti, la gestione degli allenamenti mi è piaciuto un sacco. Ma lo sparring invece, cioè come nel tempo hai imparato poi a controllarti, a capire come dosare i colpi, o è una cosa che hai sempre avuto? Perché io ho sempre fatto fatica un po' a capire quella parte lì di fare il famoso sparring Forte, condizionato, no? Cioè esatto. della serie in cui tu sai che hai il fighter che deve combattere, metti che tu devi combattere, io ti faccio da sparring partner se fossi anch'io un professionista e quindi devo andare un po' più a rilento, no? Per metterti a tuo agio, però allo stesso tempo tu invece i colpi me li stai assestando come se fosse da match, no? Quindi lì com'è che te la giochi? Esperienze, poi negli anni, specialmente agli inizi, ti viene detto continuamente: tira piano, tira piano, tira piano. E poi la bravura del fighter è saper tirare veloce, esplosivo, ma piano. Quindi, cioè, tirar piano devi avere una bella gestione del tuo corpo. Non tutti sanno tirare Hai piano. capito? O vai O forte vai o fai forte o per vai troppo ridere così, piano. Quindi è esatto. difficile fare uno sparring. Cioè, è difficile poi, per me non è difficile fare uno sparring dove tiri ma non forte, devi Ok. saper tirare al punto giusto. Poi ci sono gli sparring dove si fanno gli sparring forte, ci sono gli sparring dove fai uno sparring molto più tecnico, quindi vai molto più leggero, proprio senza contrazioni muscolari, magari fai robe molto più tecniche. Scioltissimo, dici proprio, ok. Esatto. E poi dipende da chi ti becchi davanti. Io sono molto uno che va come vai te, quindi Ok. partiamo
Vedo prima, faccio fare prima la combinazione a te, vedo prima te come tiri, Con che come ti intensità te la comporti te, faccio? inizio a Ok. comportarmi io. E poi man mano si va nel, poi la maggior parte delle volte si finisce sempre a fa pugni, Capito, è sì. quello che Maggior dico, parte delle cioè è volte poi si va in inevitabile. competizione, specialmente quando ti ritrovi con un fighter che magari non conosce, è venuto in palestra a fare Esatto, sparring, è perché con l'amico inevitabile, con cui vi sì. allenate da anni, voi poi vi fate anche una Che poi là, risata. esatto, magari non c'è manco quell'orgoglio e gli dici, oh, vai un attimo più piano perché magari boh, oggi c'ho cazzi, non sto molto in forma, gli dici rallenti un attimo, se ti viene uno da fuori non glielo chici e quindi alzi, prendi l'asticella e si E inizia si inizia a menare, a menare. esatto. Eh sì, esatto, perché poi quando. All'SBG mi è successo un po' di volte, Cioè. partivamo pianissimo perché poi gli sparring sono super tecnici, poi con qualcuno scappava un po' la mano in più, sai, l'altro essendo due stranieri, non ci conoscevamo, ancora non era entrato nel team e si iniziava a fare un po' Nessuno dice a niente, botte, parole, però entrambi lo sapete, entrambi che state iniziando a. esatto, ci facciamo capire Eh però, beh, però poi alla no, no, poi fine alla tocco dei fine, guanti, boom, finita lì. sì, esatto. Sì. Anzi, più amici di prima, dopo, anzi, poi Esatto. quando finisce è grande, è stato un grande Thank you very much, sparring, sì. è stato, diventi veramente molto più amico dell'altro. Poi quando te lo ritrovi davanti sono ancora più Sì, botte mica che ti ricordi di prima. veramente. No, grande. Ma per quanto riguarda il pagamento, no? Quindi tu adesso hai il tuo contratto con la promotion Cage Warriors, quindi vuol dire che tu sei un fighter non rappresentato da loro, ma che rappresenti Cage Warriors quando combatti perché combatti nella loro promotion. Però a Esatto, livello di manageriale tu sei gestito da Dandy, giusto? Che comunque è uno dei più importanti, se non il più importante che abbiamo sì, qua in Italia al per me in momento. Italia è colui che lavora meglio Che però lui proprio gestisce te personalmente come fighter, quindi lui si e anche occupa, altri fighter in chiaro, no, Italia. però dico con te personalmente si occupa di quello che è il pacchetto, i tipi di incontri che farai Sì. e poi tutta la parte Sì, economica, immagino, tutta la giusto? parte del fighting se ne occupa lui letteralmente. È stato lui a Capito, farmi Solortanio, firmare. 16 giugno, Esatto. Islam Makhachev, 16 giugno, Esatto. ok, È così. all'Arena a Londra, Ti dice, ti chiama, va presenta. bene, guarda, mi hanno proposto questo avversario per te, va bene, lo guardiamo io e Omar, io e gli altri coach. Se va bene per tutti lo accettiamo, se c'è qualcosa che non ci va bene Ah, ecco, non lo vedi, fate una accettiamo. preanalisi Sì, ma del quindi cioè, fighter. va, come vale per me, come vale per l'altro. Quindi oltre ad accettare io, poi deve essere l'altro ad Chiaro, sì, perché accettare. magari tu firmi il contratto, ma Esatto, poi l'altro ha le l'altro sue robe e dice dice, no. esatto, il contratto lo firmi dopo un accordo verbale, Ok. capito? Quindi te dici sì, io dico sì, boom, firmiamo il Mettiamolo su contratto. carta. Ok. Esatto, così. Ah, non sapevo che facessi però il pre-controllo. Cioè, non so Sì, come dire, tipo una preanalisi, cioè per no, capire a cosa stai ovviamente andando incontro, ci sono tante promotion che mi è capitato nel periodo di lockdown, per me è robe da pazzi, che ti contattano, ti dicono vuoi combattere in sta promotion? Va bene, a sta categoria, sì, se accetti ti dico chi è l'avversario, per me è una roba non no? Cos'è un fattibile. gioco Sì, televisivo nella tele? quindi te dovresti accettare, firmi il contratto, poi magari ti ritrovi il Khabib di Sì, turno, che è il veterano della UFC e esatto, magari è il tuo per me, primo hai incontro. capito, Sì. è una roba imbarazzante. E invece da quel punto di vista là ti chiamano, guarda c'è Pingo Pallino, c'ha 9 vittorie, 3 sconfitte, a questa cifra qua, ti va bene? Fammi fare Poi un magari, check. esatto, magari poi si va bene l'avversario, si ricontratta sulla cifra, o viceversa, va bene la cifra, non mi va bene l'avversario, si contratta, comunque sono molto disponibili, tante promotion da questo punto di vista qua, anche Certo. perché comunque va fatte a botte, non No, loro, no, quindi... assolutamente. No, no, mi interessava la parte economica perché, vabbè, tu lo sai meglio di chiunque altro. Comunque, la cosa che uno non pensa è che comunque le spese a carico di un fighter sono tantissime, Sono no? alte. Quindi, cioè, da quando parte il training camp durante gli allenamenti normali, per non parlare dell'alimentazione banalmente, perché non è che tu Esatto. puoi mangiare McDonald's No. tutti i giorni, cioè devi mangiare tutte cose specifiche per il Fa miglior. l'atleta. Cioè, quindi anche lì poi. È importante, no, riuscire step by step ad arrivare in alto anche per Money. un buon Ho sempre compenso. detto che chi ha soldi su sport è molto più avvantaggiato. Tanti mi hanno detto no, non è vero perché
Per me è molto più avvantaggiato, non per una questione di motivazioni oppure c'è chi dice no, se non hai soldi sei più motivato, se hai soldi sei più avvantaggiato da parte mia, perché la motivazione può essere qualsiasi cosa, come puoi arrivare dalla fame e dire ok, voglio essere il più ricco del mondo e quella è la tua miglior motivazione, oppure puoi arrivare da una famiglia di benestanti e dici voglio essere semplicemente il campione del Campione per la mondo. cintura, Quindi certo, le sì. motivazioni possono essere 10.000 e possono essere le più grandi motivazioni a livello personale. A livello economico ti può aiutare tanto perché devi avere un nutrizionista, quindi se c'è il miglior nutrizionista del mondo, mangi meglio. Chiaro, e sicuramente E costerà di ci più rispetto a esatto. farlo da solo. Un osteopata, un fisioterapista che si occupa del tuo corpo, perché comunque c'è facciamo uno sport di contatto Chiaro. dove abbiamo continuamente infortuni, dolori alle Dolori, spalle, cose. ginocchia, schiene, abbiamo parecchi dolori. Per non parlare, ci devi mangiare, quindi devi comprare, oltre al nutrizionista, devi comprare il cibo che non Esatto. costa poco, il cibo, specialmente quello là pulito, di marca, che comunque non puoi mangiare roba Esatto. di merda fatta così. E i training camp, Eh c'è sì, un perché mondo poi dietro. il pagamento dei tuoi coach e delle altre persone non è a carico tuo durante il training camp o è a carico tuo? Dipende, quella è molto soggettiva. È molto Ok. soggettiva. Io do una percentuale al mio manager e una percentuale ai miei coach Ok. su ogni match che faccio, ok? Quindi non è a mensile, Sì, ma è del pagamento lordo che prendi, tu sai che una parte va al management, una parte al esatto. coach e il resto Poi rimane. ognuno c'ha la sua, quindi magari vai al. Faccio un esempio, vai all'American Top Team e dai direttamente il 15% all'American Top Team dove ti dà nutrizionista, palestra, coach, eccetera, e c'è tutto là, ma dai il 15-20% loro, hai capito? Un esempio del genere. Quindi questo è molto soggettiva, come ti organizzi te, con chi collabori, eccetera. Chiaro, chiaro. Poi vabbè, meglio non parlare di soldi in questo periodo che adesso col Esatto. casino che sta succedendo tra Ucraina e Russia ho paura che anche le cose che pagavamo 1,50 euro viene Pagheremo moltiplicato 10 per euro 10, adesso. chiaramente. Sì. Ma ascolta, invece, da un punto di vista di fighting, tu qual è l'aspetto sotto il quale ti senti più confidente in assoluto? E quali secondo te sono quelli invece in cui dovresti ancora fare un bel focus? Mi piace molto fare a pugni, striking, Striking, quindi. ma proprio. Pugni, Box anche quindi sì, più, esatto. ok. Proprio box con i guantini mi piace un sacco. Mi piacciono un sacco i calci. Quindi, diciamo, la kickboxing in sé per sé, striking nell'MMA mi sento molto più sicuro. Anche se mi sono allenato tantissimo di wrestling, ho una buona difesa, che ho delle buone basi, delle ottime basi. Sono poco confidente, quindi sto cercando di allenarmi più che posso in quel campo lì per migliorare. So che se ci vado non pecco, però se ti devo dire dove preferisci stare in piedi o a terra, la mia Piedi tutta la comfort vita. zone è in piedi, esatto. Poi ci sto lavorando tanto all'SBG della lotta, eccetera, che ci sono dei lottatori fortissimi. Mi sta dando tanta Ci sta. fiducia, quindi anche da quel punto di vista là mi sta aiutando un sacco la palestra, Perché magari perché ti rilassa poi, dimmi se sbaglio, ancora maggiormente sullo striking, perché hai quasi quella confidence che anche nel caso in cui uno dovesse fare uno shoot di un esatto, single leg o un double leg. sai che Tu sei sai che pronto, riesci comunque a esatto. farlo rispetto a come dicevamo anche prima con Islam, un Islam di turno che sai che è un killer che aspetta solo il momento giusto di entrarti sulle gambe, dove Esatto. devi stare continuamente anche un po' più basso, no? Sì, Inevitabilmente ti scosta l'attenzione dallo sai strike. semplicemente che se viene a portarti a terra ci puoi lottare, cioè, Te te la la giochi giochi, in qualche esatto, ecco, modo. non mi usciva il termine, te la giochi, sai che non sei preoccupato a essere proiettato, perché poi comunque poi diventa una preoccupazione, stai combattendo, stai là, stai muovendo e a cazzo allora devo far pugni, però minchia non mi deve portare a terra perché poi se mi porto a terra su una pippa, no, quindi, capito, Esatto. quindi poi vai Metti tutto sempre in più testa in sotto materia. e devi arrivare a una stabilità mentale dove dici mi porto a terra, sti cazzi, io difendo e ci va lui sotto, e ci vado io sotto e ce la Chiaro. giochiamo. Quindi fa parte del gioco fondamentalmente, è come andare a fare pugilato e dici vado a fare a pugni senza pigliare pugni. Non Sì, puoi, esatto. O se mai complicato. vai Sì, bravo, a terra. stavo per dire, o sei, però vabbè, l'eccezione che conferma la regola, cioè Mayweather.
Ma no, guarda, in termini di grappling c'è un soggetto che conoscerai sicuramente che si chiama Khamzat Chimaev, adesso quello psicopatico ceceno che veramente lo sto guardando perché quel Stavo famoso facendo botte coi bastoni con Darren Till, bravissimo, sì, Darren ho guardato anche i vlogger e cose. Sì, Darren Till, cioè, non so, le Till. ultime due sconfitte su No, 200 Udeh che ha detto mi chili. prendo un bel periodo per me, poi. Madonna. Però mi è piaciuto il discorso che ha fatto della serie, guarda, ho visto le fight di Khamzat e ha quell'attitudine, quel modo di fare che mi ha fatto trovare di nuovo. No, un attimino la fame, la voglia, infatti ho detto guarda, devo andare in Svezia ad allenarmi con lui Sì. perché no, almeno mi ridà. E da quello che ho visto, Khamzat Lo sta lo picchiando. sta vabbè, lo sta massacrando. Poi dopo il primo sparring, c'è cioè uno gli va il cameraman, gli è andato tanto così da Darren Till e gli fa "How you feeling?" No, come stai? E lui fa "I get my ass kicked." Yeah, uno spacco col sangue, massacrato. Fammi un'altra Però, domanda. esatto. Però è tutto così, no? Cioè, ci sta. Io sono venuto qua per imparare e fa, magari io posso dare qualcosa a Khamzat nello striking, perché comunque Darren Till ci sa fare, ma Vabbè, Khamzat comunque ha combattuto per il titolo contro ha fatto contro Tyron Woodley, che però ha Woodley. perso per sottomissione Sì. ai tempi, e poi aveva fatto una sconfitta contro Whittaker, la Sì, sua ultima. sempre per il titolo, mi sa. O no? Forse per No, lì, no, no, credo che no, fosse chi vinceva poi no. andava Andava per il potenzialmente per il titolo, sì. titolo. Però sì, e ti becchi uno come Khamzat che ti dà tanto a livello magari di insegnamento sulla lotta a terra, no? Cioè ce l'hai, poi cioè, quelli che arrivano Poi da. non lo riesci a vedere combattere perché ogni match che fai finisce in 2 minuti, Sì, incredibile. Ma anche te ci credi che abbiano un qualcosina in più quelli che arrivano? Cioè, stiamo vedendo questi fighter che dai arrivano tra ceceni. Daghestan, Cecenia, tutta quell'area lì, un attimino, delle regioni russe Sempre che stati, cioè se vai nel mondo del wrestling, i sono i più russi forti. Cioè, sono più forti, sono russi americani, temuti, no? sì. Russi americani I abbiamo noi. wrestling sono più temuti, quindi stanno sempre là a dittare leggi, eccetera. E già a me la cosa che non piace dell'italiano di turno che magari va a fare un torneo internazionale, arriva là, si becca il russo e già perso. Cazzo, è russo. Manco c'è Ah, dici, cioè lottato. Sì, mentalmente si mette già. mentalmente fidati che è così. Cioè, ho visto proprio parecchia gente con i miei occhi che appena si beccava il russo faceva, ma cazzo, è russo, mo le piglio. Sì, datti una Manco chance inizia. almeno, È lo perché stesso così. nella kick, nel pugilato, quando si sentono dire pugile russo, c'è cioè il kickboxer russo, la gente va in panico. Comunque sia, sono bravi, cioè loro negli Chiaro. sport da contatto, gli sport da combattimento sono i numero Preparati, uno certo. fondamentalmente. C'è l'America che gli sta dietro, ma manco così tanto ultimamente, quindi. Ti è capitato già qualche incontro con qualche russo? Ho Te lo sei beccato qualcuno? fatto un mondiale di shootboxing dove ho combattuto contro un russo, ho perso, però là quando mi hanno detto combatti contro un russo mi sono gasato, era la prima Sì. volta che combattivo contro un russo. Vediamo, cioè Sì, l'esperienza giochiamoci. mi piaceva, dicevo, finalmente combatto contro un Che russo. la shootbox, ricordami Tania, Era invece, kickboxing in piedi e a ok, terra solo solo ok, niente, grappling, solo solo grappling. niente grande impound, solo sottomissione. Sì, russi, ceceni, Ti sei fatto perso Bielorussia. i punti lì? Punti, Sì, ho ok. perso i punti. Abbiamo lottato un bel po'. La maggior parte sono lottatori. Quando si tratta di MMA, sono pochi quelli là forti di striking. Poi quando ti becchi quello là forte di Minchia, striking, sbattissimo, fortissimo. C'è sbattissimo. stato. E dicevi che mi è forte in striking, forte nella lotta, dici, cioè, qua Non diventa sbatti. un. C'è stato. Mentre ero a Dublino, un evento UFC, un uzbeko, non mi ricordo il Ok. nome, che ha fatto un uncino girato, ha vinto per KO 15 vittorie e 0 sconfitte. Era la prima volta che lo vedevo in UFC, penso che a breve lo vedremo per qualche titolo perché era fortissimo. E Ti ricordi il dimmi, peso? welterweight, Ah, ok, beh, divisione piena fortissimo. zeppa di gente Quindi interessante. ceceni, russi, bielorussi, Sì, tutti quei pazzesco. gente là che dal mondo UFC, Bellator, tutte promotion run, anche il Bellator adesso sta investendo tanto sui russi per via di Emelianenko, Certo. eccetera. Sai quanta gente russa ci sono, forti, 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 che non Immagino, conosciamo, che immagino. potrebbe picchiare chiunque in ogni categoria?
Però comunque non vengono portati nel mondo dello show per tanti altri motivi. Ok, poi adesso mi sa che non li vedremo neanche tantissimo perché con tutte le Adesso. sanzioni che stanno Infatti, mettendo. leggevo stamattina un po' di gente che già ha pugilato, calcio, eccetera, li hanno Problemi di tagliati un po' visa, di fuori. entrare nei paesi, hanno tolto la finale Ma di Champions League. semplicemente anche perché per sanzionare loro, per metterli in condizione di dire Certo. guarda, stai facendo questo, però poverini pure loro perché comunque No, non è no, chiaro, colpa il fighter loro, in sé, poi quindi magari si sta allenando anche da esatto, un'altra è parte la sua solo una carriera, è come conseguenza importa. perché hanno deciso così Hanno loro scelto così. Che e fatto così, vabbè. peraltro, rimanendo in ambito fighting, ci sono Vitaly Klitschko e Vladimir, di cui Sono Vitaly è il messi le divise sindaco, che è addosso. con la divisa, è lì spero per gli altri russi che Rimbeccate a mani arrivano di che non nude che finiscano le sono pallottole cazzo. quando li trovano lì, perché sennò, cioè 2,10 m Cioè, per tra l'altro, 120 kg e si mettono dici minchia. loro due, Usyk e Lomachenko, un casino Ah, là. Usyk, no, madonna, esatto, Lomachenko lo mandi proprio di sera, hai presente, Esatto, tipo ninja. strade. Mamma mia. No, ma ascolta, ne avevo parlato anche un attimino con Jack per sentire quando era venuto qua al podcast per sentire il suo punto di vista. Tu come la vivi tutta la storia invece del doppaggio, mica doppaggio, chi si prende qualcosa, no, i controlli, cioè. Non ci sto, cioè non ci penso manco più di tanto perché non dipende da me, quindi cioè se mi dovessero proporre un match contro uno che so che è dopato, molto probabilmente lo accetterei, perché comunque prima o poi lo sai o non lo sai, te lo becchi uno dopato. E secondo me ai livelli alti sono parecchi quelli Anche secondo me, là anche secondo me. che ne fanno Ottimi controlli, ma come uso. sempre, Esatto. come ci sono ottimi controlli, trovi nuovi metodi per assorbire cose Ce ne in una sono una maniera che marea, non risulta ce nel ne sono una controllo, marea. cioè. Però Cioè, trovi sempre un metodo per sfuggire a qualcosina. è una bastardata, eh. Cioè, soprattutto in uno sport di combattimento, se dobbiamo essere onesti, perché ci sono in tutti gli Sì. sport, però in questo qua ti fai male, che è Questo diverso. qua si sì, è quello che è un discorso che faceva tanto Georges St-Pierre, che diceva: mi sono stufato di venire a combattere in gabbia con gente che è dopata. Li devo picchiare comunque Eh perché sì. fondamentalmente poi San Pier li picchiava Esatto. E ai suoi comunque. tempi i controlli erano ridicoli rispetto adesso. Zero Infatti, se usada, zero. guardi le foto di gente che combatteva a quell'epoca, Incredibile. che combatte adesso, è un Incredibile. cambiamento Gli fisico esagerato. addominali sulle palpebre, ti ricordi C'era, Overeem ai stavo tempi? No, dicendo proprio quello, vabbè. Overeem, ma bestia No, no, quella sua assoluta. foto rimane un qualcosa di. Appena arrivato l'usada, è diventato un Sì, ciccione esatto. No, no, una enorme. bestia. Ci sono i muscoli, però è ovvio che è un fisico già più Già accettabile si per lui. sapeva all'epoca Ma quello che sì, chiaro. faceva, eh. Poi Chiaro. ci sono mai state conferme, però comunque io penso che l'avrebbe fatto comunque. E certo. Poi c'era anche John Jones che mi è spiaciuto un casino perché è sempre stato uno dei miei preferiti. John Quindi, Jones è il mio atleta preferito in capito, le storie assoluto. che sono venute fuori, che lui delle volte quando arrivava usata nella palestra da John, no, non John Hennick, non mi ricordo come si chiamano i Ho suoi. capito, la Jackson Wick. Bravissimo Jackson Wick ad Albuquerque che dicevano che lo nascondevano sotto l'ottagono e una volta c'è stato anche 3 o 4 ore per il tempo che c'è stata tutta l'usada a fare i check ai vari fighter. Io ho detto, minchia, non mi posso vedere John Jones Mamma mia. immaginato nascosto lì sotto, capito? E così c'è Sotto la gabbia così. come un bambino che arriva usada che fa Un cucù, cristiano di 3 cioè, metri, 200 kg. capito. Lui è stato squalificato un po' di volte, tra l'altro una volta per marijuana, però ci è beccato proprio con un po' di chili di marijuana in Sì, macchina. con la polizia Lui non ha un un po' di ottimo rapporto, esatto, ma lui un po' di cazzate l'ha lui deve fatto, essere un però lo sincero. amo, io un po' No, no, vabbè, quando sfascinante. entra nell'ottagono, silenzio proprio, cioè. Mi hanno raccontato parecchie storie su di lui, su quello che fa in palestra, che si allena da solo, che deve allenarsi senza nessuno. Non lo so, non mi interessa di quello che dice la gente, per me rimane il mio idolo. Sì. A A livello di livello di fighting rimane fighting, nel cuore sì, dei fan, ci è il sta. migliore, secondo me è il migliore della storia. Anche Grappling, secondo me. wrestling, striking, Anche c'è secondo me. Il più tutto. completo. Il Sì. più completo. E poi Poi di testa è anche lui una lui roba. è uno che va nel match e ti fa delle robe che magari non ha mai provato nella sua vita, non ha mai fatto in palestra e te lo fa nel Sì, match. è vero. Perché è nella sua comfort zone, lui si trova bene, si diverte, sta là. E poi è una cosa che fa tanta differenza con tanti fighter.
Quando entra in gabbia lui è cattivo. Lui è cattivo. Lo guardi negli occhi e lui è cattivo, vuole farti proprio male. Sono d'accordo, Dio santo. Quando guardi lui lo vedi che Vuole non farti è. proprio male. Poi, Guarda, te lo dico, mi viene la pelle se d'oro, anche a me, perché. perché è vero, cioè lui non c'è un Georges St-Pierre, per fare un esempio di uno che hai tirato in ballo prima, lo vedi chiaramente dagli occhi che è ovvio È che ti vuole tenerino. fare male, ma è vero, ti ammazza in Sì, due sì, secondi, sì, sì. però lo vedi che per lui lo sta vivendo Esatto, come sport, un come evento, siamo sport, in sono strappassionato di combattimento, competizione. sono un super competitor, ma non voglio, cioè non mi Esatto. piacerebbe farti male, no? È Se lo potessi. stesso, stessa impressione me la dà Khabib. Anch'io sono d'accordo, Khabib esatto. mi Sono d'accordo. ti prende sotto, ti fa un Ti grande fa male, impound però che ti non smonta. vedo che ha una cattiveria della Esatto. serie personale contro di te Esatto. così. Jones Jon mi dà Jones, quella se dici darmi sensazione sangue che ti come ammazzo. Masvidal un po' da quel punto di vista. Cioè, Esatto. Masvidal mi dà l'idea che quando entri comunque c'è odio nei tuoi confronti, Esatto, capito? Cioè, ti voglio far male. Poi dopo esatto. vediamo. Jon Jones è quel tipo di persona che secondo me nel match può finirlo per KO e non lo finisce per KO per farti Per soffrire farti di più. soffrire. E questa messa Che ti cosa sta mi su e ti piace vuole tirare molto. qualcuna delle sue, Sì, quelle gomitate vuoi andare veramente giù, sue io non ti che. faccio andare capo, non ti faccio finire il match, ti massacro di botte fino alla fine. Mamma mia, vederla dal vivo sarebbe tanto. Te la sei mai riuscita a vedere una UFC dal No. vivo? E dobbiamo So, organizzare in qualche modo, sì, dobbiamo. Cioè. magari qualche volta a Esatto, Londra. già più accessibile perché Las Vegas inizia a diventare impegnativo di spostamenti, I costi e money, cose varie. eccetera. Però Londra, cioè, un volo un Io vorrei paio vedere proprio d'ore, Jon arrivi lì. Jones dal vivo. Bro, io prego, Visti io quasi prego gli tutti i dèi, io prego gli fighters. dèi che lo faccia contro Ngannou, però adesso ho capito che a quanto pare non segnerà più con la UFC per i problemi che ci sono stati con Dana White, quindi. Sì, secondo me andrà in qualche promotion come Come te la saresti PFL. vista Jones contro Francis? Bella figata. Intelligenza contro potenza. O no? Però se viene Intelligenza. colpito mi sa che anche Jones è la volta che va a dormire contro Sì. Francis, Già perché. gli ultimi match che ho fatti li O ha no? rischiati un Con pochettino, Dominic, con Cruz, com'è che si chiamava? Chi? Ah, beh, hai capito Sì, chi sto l'ultimo dicendo? match che ho L'ultimo proprio, fatto, bravissimo. ragazzi, faceva rugby, Esatto, che bravissimo. Anche lui un atleta poi incredibile, ha però. perso con Brasikoski. Infatti, Meglio si è perso, KO non male. aspettavo proprio quel Però con Jones è match andato 5 round e gli ha anche vinti chiaramente là. Ma 2 lì round perché contro di devi lui. fare qualcosa se col campione sai che è Jon Jones, quindi devi dare non il 100%, Di il più, eh sì. 300%. E magari con Blasikowski è entrato in gabbia, era là, sai, tenuto 5 round con Jon Jones, ti Bam. massacra, è quello che ho pensato pure io, ho detto, tenuto 5 round con Jon Jones, lo massacra Eh su qua. sì. E invece poi è andato là, si è beccata una sberla in faccia, morto. Esatto. Poi tra l'altro Blasikowski ha battuto Adesanya, una roba Sì, che ha ma nulla, Blachowicz è. cioè. Poi è arrivato Teixeira, 40 anni e fa, Da sai cosa ti noi, cioè, dico? capito com'è Adesso ci sono io, strano, bam, sto massacrato. sport, Qua, capito? sì, Ha incredibile. battuto. Lui che ha fatto 5 match con Adesanya, scusa, con Jon Jones, ha fatto 5 round con Con Adesanya, è andato Adesanya, contro sì. Adesanya, l'ha picchiato, una roba No, assurda, che mai incredibile. nessuno ha portato a terra Adesanya, lui lo portava a terra. Boh, Pazzesco, non capì. pazzesco. Secondo me perché la gente entra contro di lui in gabbia e dice, ah, lo massacro di botte e poi lui ti fa E poi pezzi. ti fa pezzi. Sì, sono d'accordo. Eppure lui l'ho visto dal vicino, l'ho conosciuto. Lui mi manca solo Jon Jones. John Jones. La ciliegina sulla torta. Vabbè, adesso Devo ce la farai, adesso che poi stai andare scalando ad prima o poi, magari vi Albuquerque trovate adesso. Devo nella andare stessa da Seiyu fight. de Friquet ad allenarmi. E mi O no? ritrovo anche Jon Jones. Adesso si sta Madonna, allenando con lì loro. voglio il selfie subito con Con Jones e gli tutti e altri, messi lì così. Dai, Tanio, grazie mille, tre. fatto super Grande piacere Joe. parlarti e in bocca al lupo per tutte le fight, cioè, Ci spero veramente aggiorneremo, che li spero di metti. tornare qua con la cintura del E che Kijiwara veramente la piazziamo qua, bella nel così. mezzo, sti giuro. Spero che li metti KO uno in fila all'altro. Ok. Dai, Grande Gio. grande Tania.